Salve e benvenuti in un altro episodio di Risposte da Cani, un format dove faccio dei brevi e semplici video dove rispondo alle vostre domande che mi fate nei commenti. Oggi vedremo il fenomeno ESDU. Ma non perdiamo altro tempo e incominciamo, ovviamente dopo la sigla. Oggi risponderemo alla domanda di Luca, sotto il video dove analizzo alcuni schemi di pulsanti touch. Perché il MOSFET dovrebbe bruciarsi toccandolo con il dito? E cosa sono le protezioni ESD? Questa è una domanda interessante, che merita un video dedicato. Infatti, i fenomeni ESD, ESD in italiano, sono un vero grande problema per chi lavora nel campo della microelettronica. Diciamo chi progetta i circuiti integrati. È sottovalutato generalmente dagli utilizzatori. Infatti, se si dovessero seguire tutte le indicazioni dei produttori, in generale quasi ogni componente in silicio andrebbe maneggiato usando protezione ESD. Ma vi starete chiedendo, cosa sono questi fantomatici eventi ESD, acronimo per Electrostatic Discharge? Come dice il nome, sono praticamente delle scariche elettrostatiche. In poche parole, noi muovendoci e sfregando le superfici, senza entrare troppo nei dettagli, possiamo caricarci elettrostaticamente quasi come se fossimo un condensatore, potendo anche raggiungere differenze di potenziale molto elevate, senza accorgercene, e persino scaricarle tutte in pochissimo tempo. Se ci pensate, non vi è mai capitato che toccando il carrello della spesa o anche solo un'altra persona di prendere la scossa? Beh, questo succede proprio per le cariche elettrostatiche accumulate da voi o dall'oggetto o la persona e in qualche modo si staranno scaricando passando da voi. Ora, rispetto a quello che pensate, è molto facile avere queste cariche e la maggior parte delle volte non ce ne accorgeremo visto che non saranno tanto forti da farci percepire la scossa. Ma pensate a che disastri possono provocare se entrano in un circuito integrato, soprattutto se rapportate le vostre dimensioni a quelle dei componenti all'interno del circuito integrato, che sono piccoli fino a qualche nanometro. Se non lo sapete ve lo dico io. Il disastro. Infatti, dipendentemente dalla tecnologia utilizzata nei circuiti integrati, o anche generalmente per i singoli transistor venduti in package differenti, saranno più o meno a rischio di rottura. Infatti, la tecnologia MOSFET è quella che ne soffre di più. Per come è fatto internamente, sappiamo tutti che il gate del MOSFET è costruito sopra un materiale isolante, ma forse non sapete che questo materiale isolante, nella realtà, è uno strato sottilissimo. Si parla di spessori misurabili in micrometri. Se ci pensate, un niente. E proprio per questo motivo è molto più facile da distruggere o danneggiare con una scarica rispetto magari alle tre giunzioni di un transistor bipolare. Beh, ma se è come dici te, allora dovrei aver rotto tutti gli integrati che ho toccato. E a me non è mai successo. Beh, questo accade solo perché dentro ogni prodotto ci sono delle protezioni ESD, praticamente dei clamp che impediscono a un nodo di superare un certo voltaggio che sarebbe pericoloso per la circuiteria interna, o almeno limitare la corrente in qualche modo. Per fare un veloce esempio, se non sapete cos'è un clamp, potrebbe essere benissimo un diodo Zener. Comunque queste protezioni servono proprio a proteggere le parti sensibili da queste scariche. Prima di rilasciare un prodotto va qualificato con dei severi test ESD in laboratorio che devono obbligatoriamente passare i vari componenti. Però non pensate che queste protezioni siano fatte per resistere a continue scariche. Quindi se andrete a toccare più e più volte il circuito integrato aumenterete sempre di più la possibilità di danneggiarlo. Poi posso assicurare per esperienza che sono una vera tortura i fenomeni ESD. Quando si hanno di questi eventi possono accadere veramente le cose più impensate dentro il chip e bisogna avere una buona esperienza sia nella parte della struttura fisica e quindi della tecnologia usata che nella parte di teoria dei semiconduttori. Quindi se come me maneggiate componenti senza braccialetti ESD, cioè dei braccialetti indossabili e conduttivi connessi verso terra che serviranno per scaricare le cariche elettrostatiche, come direbbe uno youtuber famoso, toccate la massa. Scrivetemi magari nei commenti se sapete di chi sto parlando. Comunque, tornando a noi, se lo fate dovete solo ringraziare la gente che lavora nel campo della microelettronica. Quindi non pensate che gli eventi ESD siano da sottovalutare. Ma abbiate ben chiaro che c'è qualcuno che vi protegge.
che non avete idea di che mondo enorme ci sta dietro la progettazione di un chip. Magari un giorno parleremo anche di quello. Spero che il video vi sia piaciuto. Se avete domande scrivetemi nei commenti, non dimenticate di mettere like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e condividere il video, che mi aiuterà sicuramente a crescere e a fare video sempre più da cani e belli, e a voi di rimanere aggiornati alle ultime novità. Ci vediamo presto, ciao!